Are you ready to roll? Are you ready to roll? Are you ready to roll? Are you ready to roll?
Eccoci qua, siamo partiti. Buonasera, buonasera carissimi amici di GDD Stream Racing TV. Dove siamo? Siamo nella splendida cornice californiana del circuito di Laguna Seca, un posto splendido, caldo, costellato di vigneti e aranceti nell'America meridionale, per il primo appuntamento, un test di stasera con un bellissimo special event su questo fantastico circuito. Salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo e intanto salutiamo il nostro regista che qui ci fa compagnia, dal vostro Luca Lazzarato, che è tornato ai microfoni dopo un lungo periodo di assenza. Siamo al primo evento del Sim Racing Event, campionato mini challenge, con queste piccolissime macchinine diaboliche che sprigionano tantissimi cavalli, e stasera ragazzi ci sono un'enormità di piloti in pista, tanti nomi famosi come Boddi, Pascale, Pellegrino, Puleo, poi che abbiamo Falduto, insomma tanti nomi noti del Sim Racing, e si sono lanciati per questi 15 minuti di qualifica, poi doppia manche da 25 minuti che ci regaleranno sicuramente tante emozioni, tante belle cose, tanti sorpassi. Scusate un po' l'emozione di questo primo così commento dopo lunghissimo tempo da parte mia, ma saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo in chat qui sul canale di GDD Sim TV. Che dire, questo circuito è un circuito storico, inaugurato nel 1957, ha visto qui calcare sul proprio asfalto campionati famosi come l'American Le Mans Series, la Indy. Poi chi non è più tanto giovane come sottoscritto ricorderà i grandi duelli tra Wayne e Randy Mamola su questi saliscendi del circuito di Laguna Seca. Ci furono degli episodi bellissimi di lotte tra leoni della velocità del motociclismo di una volta, ma sono tempi che sono andati. È cominciata, come dicevo prima, la sessione di qualifica e i tempi cominciano a farsi interessanti. Intanto vediamo che in prima posizione c'è Matteo Pellegrino, il nostro amico Pellegrino del Velociraptor Team, dunque un veterano, un grande pilota. E io intanto sto guardando qui la diretta del nostro regista che si sta facendo così una carrellata sui piloti che sono in pista. Intanto in questo momento vediamo inquadrato Guarini Nino con la sua bellissima Mini. Io direi al nostro regista, facciamo così una carrellata, facciamogli vedere un po' tutti i nostri telespettatori, magari dal basso, dall'alto, ecco, così va molto bene, così facciamo vedere le livree e così cominciamo a farli conoscere i piloti che stasera gareggeranno in questo event. Ricordiamo che il 23 di questo mese ci sarà la prima tappa di questo bellissimo campionato targato Sim Racing Event. Salutiamo anche il nostro amico Falduto che in questo momento ha passato la palla da commentatore a pilota, quello qua Matteo Pellegrino con un tempo favoloso, intanto comincia così a farsi vedere. E tanto chiedo alla nostra regia un primo commento a caldo, caro regista. Ma oggi vedremo questa qualifica, queste due prove di gara che sicuramente vedranno molti piloti coinvolti in un circuito che comunque con così tanti piloti deve essere veramente bello girare. È anche molto difficile trovare spazi perché, assolutamente, soprattutto in partenza ci sarà un affollamento incredibile. Assolutamente, con la prima curva a sinistra che dopo il traguardo sarà così fonte di preoccupazione per i nostri piloti, perché ricordiamo che è una curva da fare in seconda marcia, dunque ci sarà un vero e proprio accalcamento lì così. Però sappiamo che
ci sono gente che navigata nei BC Racing saprà come difendersi e non incorrere negli errori di contatto, incidenti vari. Esattamente, soprattutto anche nella mitica curva del cavatappi, sicuramente lì Cavatappi, sarà molto sì. interessante vedere i piloti, soprattutto ai primi giri, che saranno molto vicini, come riusciranno a farla senza causarsi danni uno con Sì. l'altro. Esatto, intanto Pellegrino ha messo, come si dice, il primo marchio con un tempo di 1:34.742, seguito da Puleo, Giannetta, Lopez, Cavarra, Tommasi, Boddi, Falduto, Vallenari, Feraci, Giorgio Colasanti, suppongo che si chiami, Lovatti, poi abbiamo Pascale, Sciurti, e via via discorrendo. Insomma, 22 piloti in pista, erano 30. Ce ne siamo persi qualcuno stasera. Sì, attualmente 22 piloti hanno segnato il proprio tempo e pian piano penso che anche gli altri scenderanno in pista per segnare anche loro i primi tempi Loro per timing. provare Assolutamente. a provare a scalare un po' la classifica. Intanto permettimi di fare un saluto alla nostra Sara. Ciao Saretta, ben arrivati. Ben arrivata, anzi un saluto da me e dal nostro regista. Abbiamo avuto il piacere di colloquiare oggi pomeriggio nella pre-diretta con la nostra amica omnipresente qui sulle dirette di Gididissimi Racing. E, insomma, una persona molto 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 simpatica. Allora, torniamo noi. 7 minuti e 28 allo scadere del... Così del countdown, attenzione, Pellegrino sempre lì davanti, però seguito da pochissimo da Pascale. Antonio Pascale segna un 1:34.700 e rotti. Poi abbiamo Marco Puleo 1:34.9, Sebastian Cavarra 1:34.9, poi abbiamo Carmine Giannetta con 1:35.2, Riccardo Lopez. Con 1:35 e 2, Luca Tommasi 1:35 e 5, poi abbiamo Mirko Boddi 1:35 e 7, il nostro Antonio Falduto, l'ho visto prima negli intertempi, però è stato scavalcato da Luca Tommasi 1:35 e 5, Mirko Boddi 1:35 e 7. E andiamo a beccare tutti gli altri. In sesta posizione abbiamo Carmine Giammetta con 1:35, cioè qui si stanno così scavalcando uno con l'altro, stanno facendo diventare così matti noi commentatori, perché dobbiamo stare dietro ai tempi. Però Matteo Pellegrino è lì, piazzato in alto, si sta godendo la pista, sta così approntando le curve di questo tracciato bellissimo americano, che io, un tracciato che amo tantissimo, molto molto bello, molto tecnico, molto veloce, difficile da imparare perché ci sono alcuni punti critici, come dicevamo prima della diretta, nel famoso cavatappi, fonte di enorme preoccupazione per questi piloti, perché si viene su da un salitone in sesta marcia e poi si deve scalare velocemente in seconda per affrontare questa S terribile. Allora, torniamo a vedere cosa ci propone la pista. Allora, andiamo su, cosa mi fai vedere di bello? Abbiamo Cavarra. Cavarra, sì, in questo momento è Cavarra. Attenzione che ho visto Falduto entrare e uscire. Questo comincia un po' a... eccolo qua, nostro Falduto che va per non prati ma sabbie, perché il circuito qui di Laguna Seca è circondato da vie di fuga in sabbia, a differenza di altri circuiti che abbiamo o cemento o l'erba. Che dire, caro regista? Come la vediamo con la preparazione di Ciao, questi piloti?
una qualifica che è molto avvincente, comunque è molto piena questa pista, quindi è difficile fare un tempo buono perché trovare traffico penso Sì. sia molto facile visto il numero dei piloti. E Esatto, abbiamo esatto. visto un continuo cambio di posizioni perché ogni 10 secondi più o meno un pilota finisce un Esatto. giro e cambia Attenzione. completamente la classifica. Esatto, intanto ne abbiamo perso uno che è uscito, l'ho visto disconnettere, speriamo che ritorni in questo momento al più presto con noi. Intanto vediamo incontrato Luigi Del Vecchio che in questo momento occupa la settima posizione, giusto se non sbaglio? Sì, Luigi Sì. Del Vecchio, settima posizione. Perfetto. Ha un distacco di quasi mezzo secondo dal nostro Pellegrino che sta così dominando in lungo e in largo queste qualifiche. Comunque le livree sono molto 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 belle, molto curate, Sì, molto carino. molto carine. Ci sono sì, i painter così dei piloti privati e dei team presenti si sono dati un grande da fare per fare delle carrozzerie coloratissime che non stonano assolutamente questo cielo azzurro della California meridionale. Attenzione, intanto vediamo Pestarini Luca che si è disconnesso in questo momento. Attenzione, Andrea Occhiuto è tornato tra di noi, meno male che è riuscito a rientrare nel server. E facciamo così, un recap veloce fino alla decima posizione. Abbiamo Pellegrino, Pascale, Puleo, Falduto, Giammetta, Cavarra, Del Vecchi, attenzione che Cavarra si è portato in seconda posizione, 34.751, sta così avvicinandosi piano piano alla pole position di Pellegrino. Pellegrino dovrà guardarsi bene negli specchietti da questo signore che sta così inalando giri veloci per portare la sua macchina è soltanto 28 millesimi dal primo a 50 Pascale, a 176 Puleo e 197 Falduto che in questo momento è fermo ai box. Allora, ricominciamo la scalata dei primi 10. Abbiamo Pellegrino, Cavarra, Pascale, Puleo, Falduto, Giammetta, Del Vecchi, Boddi, Faraci e Lopez. A seguire tutti gli altri. Sì, Bene, bene, adesso bene, bene. Dimmi. Eh vediamo questo ultimo, penso, tentativo, i piloti, provare a sì, manca migliorarsi. un minuto, minuto e spiccioli alla conclusione di questa qualifica, questa special event, perché non è, ricordiamo, non è la prima gara di campionato che sarà il 23 di questo mese, adesso non ricordo dove, aiutami se lo sai. Potrebbe aiutarci la grafica. La grafica dice che a Brenzeccio, benissimo, a Brenzeccio. Poi abbiamo Caldwell Park, Adrian Osring e via discorrendo tutti gli altri. Ma in stasera siamo qui, siamo a Laguna Seca. Ripeto, posto fantastico, nella California meridionale, un posto eccezionalmente caldo, perché fa veramente caldo in California. In qualsiasi mese tu vada, che sia estate o sia inverno, fa caldo. Ecco. Allora, 34.619, Cavarra si porta davanti, anche Pascale e Pellegrino deve subire l'attacco di questi due signori. Signori, Pellegrino avrà il arduo compito che a pochi spiccioli dalla fine delle qualifiche dovrà tirare fuori il classico coniglio dal cilindro e vedere di uscire. Fare un miracolone con la M maiuscola, intanto lo vediamo inquadrato in questo momento, sta affrontando le curve che subito dopo il traguardo, seguiamolo un attimo così rimaniamo su di lui, vediamo se riesce a fare il miracolone di riportarsi di davanti perché si trova con un distacco di 1,04 dal Pullman, che in questo momento è Cavarra con 1,34 619, ha fatto come dice il classico sgambetto, no? Si dice così, si dice sgambetto per Pellegrino, gli ha soffiato la pole position quando sembrava ormai una cosa conclamata. Eccolo qua, Pellegrino di un bellissimo onboard, sta salendo sul salitone che porta al cavatappi.
curva difficilissima, giù di marce, eccolo qua, stiamo arrivando, giù, sinistra, destra, velocissimo, curva e controcurva, vediamo come è il suo, è sotto di pochissimo, è sotto di pochissimo, vediamo se riesce a fare il miracolone. Vediamo, ultima curva, dai Pellegrino, spingi sul gas, facci tremare le poltrone, vediamo se riesce a portarsi davanti, vediamo, il traguardo, niente, non gliela fa, non gliela fa. Niente, signori, pole position di Cavarra, 1.34.619, a seguire Pascale, poi Pellegrino, come abbiamo detto prima, Puleo, Falduto, Giammetta, De Vecchi, Boddi, Faraci, Lopez, Tommasi, Passardi, Sciurti, Valenari, Lovatti, Molle, Giorgio Colasanti, Flavio San qualcosa, prometto che li imparerò tutti prima della prima gara, Pieri, Occhiuto, Nino, Giuffrida, Diacolo e Maguolo in fondo. Molto, molto, molto bene, bellissima così lotta, bellissima qualifica di questi signori con queste bellissime mini, e Pellegrino purtroppo ha dovuto soccombere a questi due signori che gli hanno fatto così lo sgambetto, come si suol dire. Sì, esattamente. Pellegrino ci ha provato fino all'ultimo, Eh sì, non è certo. bastato, quindi adesso si vedrà Diciamo in che da gara buon, come si comporterà. esatto, da buon combattente non ha mollato l'osso fino all'ultimo e ha fatto il possibile per portarsi davanti, ma d'altronde questi due signori hanno fatto il classico sgambetto. Esatto. Quindi Bene, adesso aspettiamo con ansia come dice, la bandiera, anzi, il semaforo verde. C'è il giro di ricognizione, che tu sappia, o partono da fermo? ma dovrebbero partire da fermo, penso. Partenza da fermo, perfetto. Ora vediamo di prendere, così dice, un bicchiere d'acqua, un attimo di calma e approntarci per la partenza di questa gara che, se non sbaglio, sono 25 minuti a manche. Nella seconda manche avremo l'inversione della griglia per i primi 14. Sacre scritture chiamano il Monte di Virgilio. Ci siamo chiesti cosa abbia reso la montagna leggenda. Tra alberi e lupi dorme un popolo mistico, amante di sapori. Le vie tortuose e la vegetazione fitta di faggi e castagni rendono il monte un luogo da esplorare. Un cammino per i più intrepidi, che solo i nativi conoscono. Un percorso tra sentieri e strade nascoste verso il cuore della montagna. Nella valle delle tradizioni cresce la tenacia e la resilienza. Le radici degli alberi vivono nel sudore di chi è restato, un popolo capace di reinventare. Qui nasce il futuro che molti hanno abbandonato, la realtà che pochi hanno sognato. La felicità che tutti nella vita hanno una volta provato.
I locali la definiscono una questione di appartenenza. Il Monte della Vergine lo chiamano patria di vecchie e nuove realtà. Eccoci qua, siamo pronti, siamo sulla griglia di partenza, siamo così con i motori fumanti, i piloti che si sistemano le cinture di sicurezza stanno aspettando lo scoccare del semaforo verde, sono così ansiosi di premere l'acceleratore e prendere il via di questo bellissimo special event. In prima posizione abbiamo Cavarra, Pascale, Pellegrino, Puleo, Falduto, Giammetta, Luigi Del Vecchi, Boddi, Farace, Lopez. Attenzione, sono cominciate le procedure di partenza. Aspettiamo il semaforo. Primo, secondo, terzo, quarto, quinto. E via, sono partiti. Allo spegnersi, via, sono partiti velocissimamente. E così, intanto, Antonio Pascale si porta subito lì davanti, precedendo velocissimamente tutti gli altri. È un duello rusticano: Pascale, Cavarra, Puleo, Pellegrino, Falduto, Giammetta, Del Vecchi. Aspettiamo così il primo giro per dare una classifica certa ai nostri spettatori, però Antonio Pascale ha preso già il largo, ha preso il largo, ha preso la misura giusta per portarsi lì davanti, ha così dato un palmo di naso a Cavarra, che ha strappato la pole position certa a pochissimi secondi dalla fine a Matteo Pellegrino. Dietro si stanno così inalando in fila indiana uno dopo l'altro i piloti, e vediamo come affronteranno la prima tornata, il primo traguardo lì davanti a tutti quanti. Sono stati molto 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 bravi, molto diligenti, molto salerti a non creare problemi con la prima curva, e i piloti stanno così partendo di gran carriera per concludere il primo giro. Tanto Antonio Pascale ha preso un leggero margine, su tutta la c'è gente che invece va per campi. Eccoli qua. Leggero contratto tra Cavarra e Puleo, che Puleo è finito leggermente largo. Stanno così prendendo misure. Allora, abbiamo Pascale, Cavarra, Pellegrino, Giammetta, Puleo, Boddi, Del Vecchi, Lopez, Falduto, Valenari nelle prime posizioni. A seguire abbiamo Faraci, Flavio Sannibali, suppongo. Poi abbiamo Tommasi, Sciurti, Occhiuti, Lovati, Diaco, Giuffrida e tutti gli altri a seguire. Insomma, Antonio Pascale ha cominciato così di gran carriera, 1:43,7 contro 1:45,6 di Matteo Pellegrino, che si è portato in seconda posizione. A Matteo Pellegrino non è andato giù di aver perso così la pole position, e si è riportato appresso agli altri. Però Pascale sta dando così la marcia giusta, ha già preso un grandissimo margine su Matteo Pellegrino, 2 secondi e 6 su Cavarra. Poi abbiamo Giammetta, Puleo, Boddi, Del Vecchi, Valenari, Faraci, Tommasi nelle prime 10. Insomma, questo Pascale si fa vedere ancora una volta un gran pilotone, perché io lo conosco perché milita in altri campionati, un pilota capace, un pilota verace, un pilota che sa il fatto suo. A seguire Pellegrino, eccolo qua Pellegrino, poi abbiamo Cavarra e Giammetta vicino, Puleo in quinta posizione, Boddi in sesta, Del Vecchi in settima, ottavo Valenari, Faraci e tutto il gruppone dietro. Ci sono vari sorpassi nelle retrovie, perché si devono così assestare
posizioni, mancano 21 minuti alla conclusione Gara 1. di gara 1. Intanto c'è Simone Zanon che mi sta così riprendendo, sta segnando sulla chat i nomi. Grazie Simone, prometto che li imparerò a memoria per la prima gara di campionato. Però insomma, anche per me stasera è un debutto su questo canale, su questo campionato. Io che sono di solito colui che guarda, ed era un tot che non commentavo. Siamo al secondo giro. Intanto Antonio Pascale sempre in avanti con 2 secondi, 304 da Pellegrino. A seguire Cavarra, Giammetta, Puleo, Boddi, Del Vecchio, Varenari, Faraci, Tommasi. Poi abbiamo Flavio Sannibali, suppongo, poi Giorgio Lovatti, Giorgio Le Grottaglie, no, Roberto Pieri. Io chiedo aiuto in chat, datemi una mano per i nomi perché purtroppo non riesco a leggerli tutti. Ecco, Giorgio La Grottaglie. Flavio Sannibali si chiama, eccolo qua come si chiama, vedi che insomma, devo arrangiarmi come posso. Va bene. Torniamo a noi. Cosa dici? Facciamo un giretto nelle retrovie? Va bene. Ok, perfetto. Andiamo a vedere Nino che ha appena passato Giuffrida. Ok, dice Frida, poi abbiamo Diaco, Occhiuto, Passardi, Maguolo, Molle e Sciurti in 24esima posizione. Facciamo una rapida carrellata e poi riportiamoci lì davanti. Attenzione che c'è Maguolo che sta facendo una lotta con Passardi, ventiduesima A quanto pare posizione, sì. molle Eh passa. Molle passa. sì. Bene. Torniamo lì davanti, torniamo in prima posizione, dove si stanno così arrabbiando sul serio coloro che sono dietro, perché Pascale ha incrementato ancora di più il suo vantaggio su Matteo Pellegrino. Siamo saliti a 2 secondi e rotti, Cavarra a 3 secondi, Giammetta a 4, con Puleo a 4 secondi quasi e mezzo, poi Mirko Boddi a 5, Del Vecchio a 7. Insomma, distacchi importanti. Ormai Pascale ha preso, messo il timbro sul foglio bianco della vittoria, però come dice James Bond, mai dire mai, perché come si dice, la vittoria certa è soltanto così allo sventolio della bandiera a scacchi l'ultimo giro. Intanto Pellegrino fa il giro veloce in Ottimo, 1:34:07. ottimo, ottimo. Anche giro veloce per Paolo Faraci, 1:34:916, e Pellegrino ha recuperato un cicinin perché ha portato il suo distacco a 1:06:98. Non ci sta assolutamente a rimanere dietro, vuole assolutamente così sopravanzare Pascale, anche se mi pare che siano compagni di team, o sbaglio. Pascale e Pellegrino, dei Velociraptor, sì, sono in questo campionato sono dello stesso team. Eccolo qua, Pascal. Attenzione che c'è una macchina ferma. No, Signore! peccato per Oh, Pascale. quello. Attenzione, qui adesso verrà fuori un patatrac che Dio solo sa quanto. L'avevo appena detto, o sbaglio? L'avevo appena detto, Maiuolo attenzione. si è fermato in mezzo al cavatappi e Eh purtroppo per sì, eh sì. Pascale ha ritrovato Non ha la potuto macchina in mezzo. farci. Esatto, e Matteo Pellegrino come si dice, si frega le mani perché è diventato primo improvvisamente. Sì, diciamo, è riuscito a limitare il contatto I con danni, i la danni, i danni. macchina ed è riuscito ad Esatto. agguantarsi in prima posizione. Assolutamente sì, adesso Pellegrino sarà un sorriso 35 denti perché improvvisamente si ritrova così a davanti. Intanto Pascale sta litigando con Boddi e Tommasi per la settima posizione. Se andiamo a vederli, eccoli qua, sono inquadrati in questo momento. Sì, Pascale
assolutamente vorrà riportarsi davanti perché si è ritrovato una macchina bloccata nel cavatappi e purtroppo non ha avuto nessuna possibilità di evitarla. Sì, purtroppo per lui si è proprio ritrovato Bene, con la macchina ferma in una esatto, curva molto esatto. difficile, quindi proprio Assolutamente sfortunato sì, in perché quel momento. vieni fuori su dalla salita, è praticamente una curva cieca a sinistra e non puoi sapere chi è lì in mezzo. E si è ritrovato il bagnuolo purtroppo fermo. Intanto Boddy è lì che sta litigando con Pascale. Boddy è un, come dice, un ospite scomodo, non vuole assolutamente cedere la posizione a Pascale perché difende il suo settimo posto, però Pascale non ce n'è, non ce n'è, vuole assolutamente sovrapassarlo. Bellissimo curva, bellissimo sorpasso. Scusate, l'ultima curva prima del traguardo e prende la settima posizione. Adesso sarà una gara tutta in risalita. Sì, per lui adesso sarà una gara veramente in salita perché Eh sì, comunque eh sì. ha 4 secondi e 3 dalla sesta posizione. Il passo ce l'ha perché l'ha dimostrato in questi primi 10 minuti di Assolutamente, gara, quindi assolutamente. sicuramente riuscirà a Assolutamente. recuperare e chiudere il gap, però comunque non potrà lottare Diciamo per le che posizioni che voleva lui, diciamo. a 14 minuti ha tutto il tempo, volendo, se si mette di buona lena, di gran carriera, di mantenere un passo veloce, potrebbe riportarsi negli ultimi giri dietro le terga di Pellegrino, però c'è sempre il però. Intanto però io ho notato che qui c'è un gruppetto di simpatici piloti che si stanno divertendo tra di loro per la terza posizione, sarebbe Faracci, Del Vecchi e Giammetta. Eccoli qua, non so se li stai inquadrando anche tu. Sì, Sì. stai parlando anche tu. Perfetto, molto bene. E lì davanti c'è Giammetta, scusate, Del Vecchi in quarta posizione, dietro c'è Faraci e Vallenari in sesta. Vallenari Attualmente del Vallenari team è molto più Vorrety. vicino. Eh sì. Sta sfruttando anche, diciamo, la scia dei suoi avversari, sta prendendo così velocità per cercare un eventuale sorpasso nella curva 2 dopo il traguardo. Eccolo qua che si infila e sorpassa Faraci, ma Faraci gli dà una leggera bussatina dicendo: guarda che la posizione era mia, però Vallenari si è riportato sotto e adesso andrà sicuramente a cercare Luigi Del Vecchi. Sicuramente adesso proverà a mettersi a caccia anche dalla quarta posizione perché ha fatto un Assolutamente. grandissimo sorpasso su Faracci, quindi secondo me adesso proverà anche a ottenere anche la quarta posizione. Attenzione, attenzione che c'è un gran cavarra che che miseria, io devo tacere perché mi sa che porto sfiga. Perché ha preso una traversone ed è stato sorpassato da Giammetta occupando la seconda posizione e si erano messi in caccia di Pellegrino che non è tanto tanto distante, infatti hanno ridotto il gap a 1 secondo 9. Questi due qui si stanno divertendo come dei matti a sorpassarsi uno con l'altro e a darsi fastidio. E intanto Pellegrino dice: voi due vi divertite e io vado. Grande lotta per il secondo posto tra Cavarra e Giammetta. Sì, una lotta molto vincente per una grande posizione, la seconda. E Assolutamente una adesso ci lotta, riprova, ci eh sì, riprova. assolutamente una lotta, come si dice, maschia tra due grandi lottatori per la seconda posizione. Queste macchinine sono potentissime, ragazzi, vanno via come delle schegge. Sono molto 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 belle, molto, tengono molto la strada, a parte che avranno fatto un gran lavoro di setup i nostri piloti. E Sì. ricordiamo che in gara 2 i primi 14 vengono invertiti di posizione. Poi c'è da notare come riescono, diciamo, anche a superarsi nel dritto, perché comunque, Esatto, diciamo, non siamo abituati, non è come la Formula 1 che hanno DRS o cose del genere, qua è tutta una questione di scia e no, 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 trazione.
Esatto. Intanto comunque Cavarra si è riportato sotto le terghe di Giammetta e dietro, piano piano, zitto zitto, sta arrivando su Del Vecchi. Poi Sì, Del Vecchi intanto c'è. se ne sta andando dopo che si è liberato, diciamo, della lotta con Valenari e Faraccia. Adesso sta diminuendo il gap Esatto. e da 4 secondi è passato a 2. Dietro niente così, è tutto così congelato con le posizioni dietro. Facciamo un recap delle prime 10 posizioni. Abbiamo Pellegrino saldamente in testa, 8 giri completati, poi abbiamo Giammetta, Cavarra, Del Vecchi, Valenari, Farace, Pascale, poi abbiamo Boddi, Tommasi, Flavio Sannibali. Poi abbiamo Lovati, Puleo, Lopez, poi abbiamo Giorgio Colagrossi, Antonio Falduto in 15 posizione, poi abbiamo Nino Guarini, Daniele Passardi, Roberto Pieri, Andrea Occhiuto, poi Matteo Diaco, Alessandro Sciurti in 21esima, Liberato Molli in 22esima, 23esimo Umberto Giuffrida, la nostra Cenerentola. Perché mi pare che Magolo sia fermo ai box in questo momento. Sì, è fermo ai Sì, è box. fermo i box. Suppongo, sì, suppongo che abbia così abbandonato la gara in questo momento. Allora, torniamo a noi. Giammetta ha così incrementato il suo recupero della prima posizione, portandosi a un secondo 246 dal primo, però dietro di sé c'è un ospite così scomodo che Cavarra, Sebastiano Cavarra, che non molla l'osso, e dietro c'è Luigi Del Vecchi che sta così approfittando delle lotte intestine per le prime posizioni. Dietro c'è un bellissimo duello tra Valenari e Faraci, Pascale in questo momento con Boddi e Tommasi per l'ottava posizione. Intanto Falduto ha ricucito un attimino quello che è il suo gap, portandosi in questo momento in 14ª posizione. Intanto adesso Allora, con questo ligno ci sono i primi tre che proveranno a darsi lotta fino all'ultimo, penso, per la prima posizione. Assolutamente, questi tre qui dovranno in qualche maniera inventarsi qualcosa di strano per portarsi uno appiccicato all'altro. Eccolo qua, in questo momento hanno fatto un bellissimo trenino e c'è Giammetta che sta cominciando a studiare come sopravanzare il buon Matteo Pellegrino, che si vede questi due falchi nello specchietto retrovisore della sua Mini e dice: "Oh boh, eccoli qua, credevo di farla facile dopo l'incidente Di aiutami, Pascale. di Pascale, eccolo qua. Attenzione che Giammetta ci prova. Giammetta ci prova, azione di disturbo, si fa vedere, allargandosi un attimo, e Cavarra cerca di non perdere il treno di questi due signori qui davanti. Stanno affrontando in questo momento il cavatappi, curva insidiosissima, pericolosa, che porta direttamente all'errore più di una volta i piloti, sia di due e quattro ruote, però in questo momento ne escono indenni. Ricordate che sono a 7 decimi in 3 macchine. Eh 3 macchine in sì, eh 7 sì. decimi. Giammetta in questo momento è a 424, Cavarra a 900 e qualcosa. Insomma, sono molto, molto, molto vicini. Questo è un terzetto che è da tenere d'occhio. Fino alla fine, perché penso che alla fine questa lotta, a Esatto, meno di imprevisti, durerà fino alla fine. sì. Speriamo di sì, che ci facciano divertire tantissimo. Intanto questo giro Dietro Pascale praticamente. recupera pochissimo su Faracci e Valenari e Eh sì. Sì. rimane a un Diciamo secondo e otto che è a secondi. 8 secondi. Sì. È a 8 secondi e 2 dal primo. Mancano 6 minuti e mezzo alla fine della prima manche. Ricordiamo che questo appuntamento è su due manche da 25 minuti con inversione dei primi 14.
nella seconda gara. Pellegrino 11 giri compiuti, ma dietro c'ha due falchetti che stanno così studiando il coniglietto qui davanti per essere pronti a ghermire la prima posizione. Stavo guardando che il numero di Giammetta 777, spettacolare, un numero così biblico, se andiamo a vedere bene. Sì. Invece Pellegrino il numero uno, se non sbaglio. Sì, numero 1 Pellegrino, numero 24 Cavarra, del vecchio 555, Valenari 277. Così, a 5 minuti alla fine la situazione è questa: Pellegrino, Giammetta, Cavarra, del vecchio Valenari, Faraci, Pascale, Boddi, Tommasi, Puleo, Flavio Sannibali, Giorgio Lovatti, Lopez, Falduto, Giorgio, come si chiama questo qua? Aiuto. Me lo perdo sempre. Numero 15. Con Giorgio con la grossa. la Grossi, mi perdonerà con la Grossi perché. Poi abbiamo Nino, Pierio, Chiuto, Sciurti, Molle, Passardi, Diaco, Giuffrida e il primo ritirato della prima manche è Magliuolo che purtroppo è stato così la ciliegina sulla torta a causare un multicontatto alla curva del cavatappi. Tanto Cavarra si fa vicinissimo su Giammetta. Eh sì, non ci sta, non ci sta, sta cercando di infilarlo, trovare tutti gli spazi possibili e immaginabili per prendere almeno il secondo posto, visto che mancano ormai 4 minuti e spiccioli alla fine. Ci sta mettendo molto 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 del suo perché Giammetta ha 1,18 secondi da Pellegrino e Cavarra 1,06 secondi. Vediamo se adesso qui. Se. Attenzione che c'è un ritiro. Giuffrida è fuori, è ritirato. Sì, e Diaco rientra i box. E Diaco rientra in box. Peccato perché occupava la 22esima posizione, però evidentemente o ha avuto problemi suoi o problemi di disconnessione, come succede sempre in queste gare online. Però ricordiamo, questo è uno special event, tanto per testare le macchine in situazione di gara, perché il primo appuntamento avremo a Brands Hatch il 23 di questo mese e lì, signori, le cose si faranno veramente sul serio. Però attenzione, Giammetta si è riportato sotto Pellegrino. No, scusate, Cavarra si è riportato sotto Giammetta. Cavarra non molla l'osso, vuole assolutamente la seconda posizione. Vediamo come e cosa escogiterà in questi ultimi 3 minuti di gara qui a Laguna Seca. Scusa se ti interrompo, ma c'è Prego. Faraci che è vicinissimi lì a Valenari, che era un decimo, adesso si Sì. distacca a tre, però Eccoli sono qua, vicinissimi. eccoli qua. Sì, per la quarta posizione. Anzi, quinta, perdonami. E intanto si sta già facendo l'ombra anche di Pascale dietro a questi due. Eh sì, Pascale è lì che dice: voi vi date da fare, io appena vi distraete un attimo, arrivo come un falco. 2 minuti alla fine, 14 giri compiuti, Pellegrino, Giammetta, Cavarra, Del Vecchio, Valenari, Farace, Pascale, Boddi, Tommasi, Puleo, le prime 10 posizioni di questa prima manche. Sì, adesso siamo praticamente a due giri dalla fine e sono molti piloti, diciamo, vicini comunque. Sono stati diversi gruppi da due o da tre, quindi è stata una bella gara, questa gara 1. E adesso Eh vediamo sì. questa lotta per la quinta posizione tra Valenari, Faraci e Pascale. Pascale ormai si sta avvicinando di gran carriera. Vuole vedere di riuscire a prendere due piccioni con una fava a 1 minuto e 24 alla fine.
tanto lì davanti le prime tre posizioni sono congelate perché Pellegrino già metta. Attenzione, abbiamo un Luigi Del Vecchio che prende una penalità. Attenzione, 10 secondi a Luigi Del Vecchio. Sì, non ci voleva per lui perché comunque questa penalità adesso lo porta Eh molto sì, molto indietro in classifica. Addirittura, eh sì. se non erro, attorno alla nona posizione con questa penalità di 10 secondi. Intanto Pellegrino suppongo che cominci l'ultimo giro, però Cavarra è lì e Giammetta anche, non mollano l'osso, sono così cocciuti nel cercare di portare all'errore il buon Pellegrino, ma sappiamo che Pellegrino è un personaggio tostissimo, un pilota di grande spessore, di grande valore, uno che sa il fatto suo. Sì, stanno, diciamo, sono sempre lì dietro e nella serie che appena fa un errore gli fregano subito Esatto, la prima posizione. esatto, esatto. Comunque, anche dietro le posizioni si sono un attimino congelate. Intanto il leader della gara è nel giro finale. Forza Pellegrino, teniamo duro che dietro ci sono due falchette assetate di sangue che vogliono portarti via la prima posizione, ma Pellegrino non demorde, testa bassa, mani sul volante e Cavara cerca è di... vicinissimo a Giammetta, attenzione, vanno largo. Attenzione, attenzione, attenzione! Mamma, mamma, ultimi brividi, ultimi brividi. Ma Pellegrino, signori, eccolo qua. Leader incontrastato, vittoria di gara 1. A seguire Giammetta e Cavarra, poi a seguire Del Vecchi che è purtroppo penalizzato, poi Valenari, Farace, Pascale, Boddi, Tommasi, Puleo, Flavio Sannibali, Lovatti in questo momento, poi abbiamo Lopez, Falduti in 14ª posizione, poi Giorgio Colagrossi, Nino, Pieri, Sciurti, Occhiuto, Passardi, Molle, ritirato purtroppo Giuffrida, Diaco e Maiuolo. Bene, abbiamo archiviato gara 1, caro amico mio. Eh sì, è stata una bella gara, perché abbiamo visto tante Assolutamente. lotte, e soprattutto anche per le primissime posizioni. Peccato ancora per Assolutamente Pascale che se non si sì. fosse ritrovato quella macchina Eh ferma, sì, eh sì, eh sì. Cavatappi avrebbe probabilmente vinto gara 1, però comunque si potrà rifare in gara Gara 2 perché a 2, differenza dei primi tre potrà partire già da una posizione un po' più elevata in classifica. assolutamente sì, però purtroppo quando succedono queste cose lì comincia a inalare un rosario che non finisce più, perché Sì. li elenchi tutti in quel momento di enfasi. Bene, allora aspettiamo così con trepidazione l'inizio di gara 2, ripetiamo che le prime 14 posizioni verranno invertite. Direi di mandare un piccolo spot e poi torniamo. Assolutamente. You rise.
Castrum Mercuriani sorge ai piedi di ciò che le sacre scritture chiamano il Monte di Virgilio. Ci siamo chiesti cosa abbia reso la montagna leggenda. Tra alberi e lupi dorme un popolo mistico, amante di sapori. Le vie tortuose e la vegetazione fitta di faggi e castagni rendono il monte un luogo da esplorare. Un cammino per i più intrepidi, che solo i nativi conoscono. Un percorso tra sentieri e strade nascoste verso il cuore della montagna. Nella valle delle tradizioni cresce la tenacia e la resilienza. Le radici degli alberi vivono nel sudore di chi è restato. Un popolo capace di reinventare. Qui nasce il futuro che molti hanno abbandonato. La realtà che pochi hanno sognato. La felicità che tutti nella vita hanno una volta provato. I locali la definiscono una questione di appartenenza. Il Monte della Vergine lo chiamano patria di vecchie e nuove realtà. Eccoci qua, amici di GDD Sim TV, siamo tornati in diretta da Laguna Seca. I piloti stanno aspettando la partenza di gara 2 e la posizione è invertita nei primi 4 ore. Ci abbiamo Antonio Falduto, Lopez, Lovatti, Sannibali, Puleo, Tommasi, Boddi, Pascale, Faraci, Valenari, Del Vecchi, Cavarra, Giammetto e Pellegrino in 14ª posizione. Pellegrino, ricordiamo, è stato il vincitore di gara 1. E dietro a seguire tutti gli altri. Dunque il nostro Antonio Falduto sta così assaporando la partenza da leader. Vediamo se riuscirà a mantenere questa situazione, questa posizione. Cominciano le procedure di partenza per gara 2, 25 minuti, 4, 5, 6, pronti. Via, gas a martello e tutti i piedi sul divano, quindi si buon Guido Meda. Falduto è partito alla grande e dietro c'è Lopez, Lovatti, Sannibali, Puleo, Tommasi, Boddi, Pascale, Faraci. Bene, 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 siamo partiti per gara 2, speriamo che ci dia tante belle emozioni come è stata gara 1 e aspettiamo il primo giro per dare una classifica certa. Tanto mi sa che qualche contatto dietro. Eh sì, vedo Pellegrino precipitare giù in fondo. Anche Giammetta è. Anche Giammetta è precipitato giù in fondo. Dunque Cavarra che anche lui sta cercando di entrare, uscire da quel traffico in cui si è ritrovato dopo i contatti. Sì. Non sono stati bravi come in gara 1, ma così. Intanto Cavarra riprende la 16ª okay. posizione. Intanto Falduto ha preso e ha cominciato ad andare, ma dietro c'è un Lopez così scatenatissimo. Siamo già al cavatappi e tutti gli altri cominciano a venirgli dietro. Sì, intanto Pellegrino, Pascale è in quinta posizione. Sì. Quindi...
Pascale in quinta posizione, perché Pascale si sta facendo alla grande in questa gara 2, No, perché attenzione Lopez che ci ha provato su Falduto, adesso sono finito in testa coda, mi sa. Sì, è finito nelle signore. barriere. E Lovatti se ne Ai ai ai. approfitta e prende la prima posizione. Bene, bene, bene. C'è questo trenino da 4 con Lovato, Falduto, Pascale, Boddi e Tommasi nelle prime 5 posizioni. Poi abbiamo Puleo, Sanibali, Pieri, Fraci, Del Vecchio, Giorgio Colagrossi, Occhiuto, Sciurti, Molle, Cavarra, Pellegrino è risalito in 16ª posizione, 17ª, Giammetta, 18ª, Marco Diaco, Passardi, Lopez, Magliuolo, Nino e Valenari in ultima posizione. Insomma, grande, grande dispiacere per Pellegrino, perché abbiamo fatto una gara 1 eccezionale, ma purtroppo per contatti vari in partenza si è ritrovato così nelle posizioni oltre il limite della top 10. Sì, ho avuto una partenza non troppo fortunata perché si è ritrovato, diciamo, una serie di incidenti davanti che è stato coinvolto. Esatto, esatto. Intanto Lovatti è partito e a 535 abbiamo Falduto, Pascale che è in terza posizione in questo momento. Pascale è lanciatissimo, ha una voglia matta di rifarsi del torto subito in gara 1 e si sta mettendo dietro le terghe di Falduto. Sì. Insomma, Adesso si avvicina si molto prende. Falduto. Eh sì, si preannuncia una seconda manche di quelle a cardiopalma, eh. Ci faranno urlare, saltare sulle poltrone questi signori. Mi sa che avremo il nostro bel da fare. Sì, anche perché sono tutti lì, sono tutti attaccati, sono quasi tutti Esatto, sotto il esatto. secondo uno dall'altro, quindi veramente sarà una gara 2 incredibile. Attenzione che Pascale ha cominciato a mettere fuori la bandiera di guerra, si sta portando sotto le terghe di Falduto, che a sua, così, a sua volta vuole assolutamente riportarsi davanti a Lovatti. Questo quintetto di ragazzi terribili sta facendo cose turche per le prime posizioni di questa manche gara 2, con le prime 14 posizioni invertite, come abbiamo detto in precedenza. Adesso si rimescolano un po' le carte con l'inversione dei primi 14, infatti vediamo comunque delle lotte nuove per le prime posizioni, a parte Pascale che diciamo Esatto. se, dopo una grandissima partenza si ritrova già di nuovo Attenzione che davanti. Pascale ci ha provato, eh. Ci ha provato su Falduto, ha fatto uno staccatone terribile, ha portato la sua mini quasi al contatto con Falduto, non sa più dove buttarla perché li vede lì. Pascale sappiamo che, e lo vediamo, che ha un passo molto, molto, molto più veloce dei suoi avversari qui davanti. Siamo a Giro 2, le posizioni sono queste: Lovatti, Falduto, Pascale, Boddi, Tommasi, Puleo, Faraci, Sanibali, Del Vecchio, Giorgio Colagrossi, Occhiuto, Pellegrino in 11ª posizione. Attenzione che Pellegrino sta venendo su, sta venendo su Pellegrino e Sì, sta sto tutto di inalando giri 4 adesso. veloci, sta girando in giri velocissimi. Attenzione. Si è appena liberato di tre piloti perché Eh sì, comunque eh sì. Esatto. è in un gruppo da tre in quest'ultimo rettilineo. E adesso pian piano sta venendo su e a differenza di Giammetta e Cavarra sta facendo una grandissima rimonta perché comunque vedo che gli altri due appena citati stanno facendo più fatica rispetto a Pellegrino a risalire. Assolutamente sì. Però io non mollerei i giovanotti qui davanti, eh. Perché c'è questo sestetto di piloti che sono arrabbiatissimi e Pascale sta cercando di fare un'azione di disturbo su Falduto con gli altri avversari che sono appresso. C'è anche Puleo che è della partita, Tommasi, Boddi, insomma, sei pilotini di quelli giusti per farci vedere scintille in pista.
Sì, è incredibile che dopo comunque 7-8 minuti di gara siamo ancora tutti così vicini, che comunque Assolutamente sì. vediamo dei distacchi da 2 decimi uno dall'altro in certi momenti, quindi complimenti a questi piloti che Assolutamente, ci stanno concordo con regalando te. una gara 2 incredibile. Esatto. Ok, Lovatti ha un 100. Anzi, Si stanno attenzione, attenzione! Pascale! Pascale ha fatto un sorpasso di quelli straordinari, ragazzi. Ha fatto un sorpasso di questa e falduto, falduto è tornato primo. Body e Pascale Botti in ruota terza ruota. posizione. Esatto. Qui si sono aperti a ventaglio, piccoli contatti. Ormai qua adesso si stanno Mamma invertendo le mia. posizioni ogni curva. Esatto, non sai più a chi dare retta. Comunque, Si può ogni curva. bellissime queste livree, eh? Molto molto belle queste livree. Sto Sì. guardando, sono coloratissime, molto belle. Attenzione che Lovatti su Tommasi sono entrate a cavatappi. Mamma mia, ragazzi, dove si sono infilati? Sì, adesso hanno, diciamo, Falduto e Pascal hanno preso un leggero vantaggio su Tommasi, però comunque questi 5 qua dietro, dalla terza alla settima Alla quinta posizione, si posizione, stanno dando lotta a ogni eh sì, curva. senza esclusione di colpi. Tanto Pascale è a mezzo secondo da Falduto, anzi, adesso sta ricucendo il gap. Ha preso la scia, vediamo se riuscirà a così dare la zampata vincente su Falduto e riportarsi in prima posizione dove era in gara 1. Sì, Pascal adesso dovrà cercare di liberarsi di Falduto il prima possibile per provare ad Eh sì, andarsene via. praticamente è negli scarichi di Falduto, lì vicinissimo. Intanto forse problemi per Puleo che rientra ai box. Anche Giammetta, ho visto Giammetta in posizione rossa, penso che abbia preso un muro, Sì, perché lo vedo ma andare pianissimo. adesso vedo che sta andando piano in pista, però penso di sì che abbia preso un muro. Esatto. Ma non dimentichiamoci dei primi due. Attenzione, Marco Poleo ritirato. Marco Poleo ritirato. Attenzione che Pascale sta facendo una grandissima azione di disturbo contro Falduto. E Pellegrino intanto risale Eh in ottava posizione. sì, eh sì. Pellegrino sta facendo il rimontone alla Hamilton. Non me ne vogliono i tifosi ferraristi su questa situazione, ma ci stava Pennello. Sì, assolutamente. Era praticamente nelle ultimissime posizioni. Adesso si ritrova già ottavo Eh dopo sì, 10 eh sì, eh minuti. Quindi sì, assolutamente sì. tanto qua davanti si migliorano i tempi. Quando sono 35 e mezzo, 35,6 per Pascale. Allora, la posizione al giro 6 è questa. Falduto, Pascale, Tommasi, Boddi, Faraci, Del Vecchio, Lovatti, Pellegrino, Sannibali, Giorgio Colagrossi, vedete che se li ho imparati, Molle, Cavara, Lopez, Passardi, Chiuti, Sciurti, Pieri, Nino, Giammetta, Valenari, Pascale Diaco contro la e... barriera! Contro la barriera Oddio! Pascale! Ai ai ai, questa è una brutta cosa. Cos'è Sì, successo? l'ha persa in trazione a quanto pare, perché ha probabilmente perso il controllo della sua macchina ed è finito dentro la barriera. No? Da quello che ho visto io non ci sono stati contatti. Adesso vabbè, in lotta con Pellegrino e Lovatti, che non gli vorrà sicuramente lasciare le posizioni. Ribadisco il concetto di prima, un santo rosario è partito da Falduto, perché va bene la prima, ma anche la seconda no, eh. Sì, Ecco. Intanto... Pascale, non so cosa stia pensando in questo momento, perché dopo due, anche la seconda gara, che succede qualcosa. Esatto.
Mi sa che per la prima gara di campionato si armerà di amenicoli vari contro la sfortuna, Eh sì, tipo zampe di coniglio, cornetti napoletani, via discorrendo. avrà qualche malocchio che cercherà di levarsi per la prima gara di campionato. L'hai detto tu, io non l'ho detto, l'hai pronunciato tu, io non ho detto niente di ciò, Sì, che dopo non me ne mi vogliano. prendo la responsabilità. Oh, ecco, renditi responsabilità delle tue azioni. Allora, intanto Falduto è comodamente in testa, ha preso un discreto margine sul secondo che Tommasi a 3 secondi, poi c'è Mirko Boddi a 5, Faraci a 5, Del Vecchio a 6, Pascale a 7, Pellegrino settimo e mancano 12 minuti alla fine. Io voglio fare, così mi dice, il profeta in patria. E suppongo che il nostro Pellegrino proverà a così dar fastidio al primo in classifica perché ha la voglia, la grinta, la caparbietà per portarsi davanti e poi la capacità perché ricordiamo Pellegrino non è un pilota che è arrivato oggi ma è già parecchio tempo che corre. Sì, non penso che Pellegrino possa raggiungere Falduto, ma secondo me ha una grandissima opportunità in questi 12 minuti di poter comunque risalire fino alla, secondo me, terza posizione che è attualmente occupata da Boddi. Attenzione che in questo momento è sotto gli scappamenti di Pascale, eh? Attenzione, dunque è già qui, è già una lotta intestina tra piloti dello stesso team. Comunque Pascale sarà incazzatissimo perché sarà incazzatissimo, però non so se renderà la vita facile a Pellegrino perché avrà anche lui voglia di rifarsi. Sì, Pellegrino intanto guadagna un Attenzione secondo che nell'ultimo giro. abbiamo Occhiuto fermi box in questo momento. Occhiuto fermi box, suppongo che sia o un ritiro o una riparazione, ma suppongo che sia un ritiro perché lo vedo fermo da parecchio. Pellegrino ancora vicinissimo a Sì, Pascale. Pascal, sì, Vuole molto, molto. mettergli Infatti c'è ritiro pressione. di. Eh sì. Intanto c'è il ritiro di Occhiuto, come dicevo prima, adesso Penso anche di stanno salendo Maiolo come verso, in gara 1. sì, beh, Occhiuto, Maiolo e Puleo sono i primi tre ritratti di gara 2, comunque Pellegrino sta, così contando i rivetti del scappamento, come dice, della fascione posteriore della macchina di Pascale. Pascale. Tanto Cavarra si porta in ottava posizione, aveva fatto un sorpasso su Sannibali, ma stanno lottando questi due qui per la nona posizione. Sì, Cavarra sta pian piano rimontando mentre Giammetta non è riuscita a rimontare, infatti si ritrova in diciottesima posizione. Esatto. Però la rimonta più grande la sta facendo Pellegrino che si butta Attenzione, su Pascale. mamma mia, che incrocio di traiettoria tra i due, Pellegrino ha dato il zampatone, come si suol dire, ha schiacciato più forte il pedale del gas ed è riuscito a sopravanzare Pascale. Io te l'ho detto, mancano 9 minuti, ci sono ancora 5 piloti davanti da sorpassare e sono tutti lì in un fazzoletto. Sicuramente Allora, dimmi. potrà lottarsi ancora un podio, secondo me, Pellegrino, perché sta dimostrando un passo incredibile rispetto a tutti gli Assolutamente, altri. assolutamente, assolutamente, assolutamente. Ce ne ha per tutti, è un passo velocissimo. Dunque, a 9 minuti alla fine la situazione è questa. Falduto, Tommasi, Boddi, Faraci, Del Vecchio, Pellegrino, Pascale, Lovatti, Cavarra, Molle, Sannibali. Poi Passardi, Lopez, Giorgio Colagrossi, Sciurti, Nino, Pieri, Giammetta, Valenari e Diaco. Ritirati, Occhiuto, Magliuolo e Puleo. Pellegrino ha già preso qualche metro da Pascale e si sta portando sotto le terga di Del Vecchio. Adesso sei già vicino, ha già recuperato
quel gap di poco più di un secondo da del vecchio, adesso si Eh sì. metterà sicuramente a caccia di questo podio e poi Ascolta, avrà del tempo sicuramente. Sì, dimmi. ti lancio una proposta. Facciamo un onboard con Pellegrino, facciamo un giro insieme a Pellegrino del suo abitacolo, dai. Così Va bene. facciamo vivere ai nostri telespettatori la lotta qui per le posizioni che sono dal primo al quarto, al quinto, scusate. Attenzione Sempre del Faraci. vecchio. Ha sorpassato Faraci e anche Pellegrino si butta dentro, si butta dentro, non molla, non molla. Eccolo qua sul salitone che porta alle curve antistanti il cavatappi leggero largo e Faraci lo sorpassa un'altra volta. Gli rende il favore. Un grande inchiodatore di Faraci si scompone un attimo, ma Pellegrino è lì che stanno usando gli scarichi, i fumi di scarichi di Faraci. Non molla, non molla, aspetta soltanto il momento giusto per dare lo scappellotto sul collo a Faraci e dirgli questa posizione me la prendo io. Ultima curva, prima del traguardo e via. Altro giro, altro premio, altra posizione da conquistare. Che bellissime lotte, inchiodata, inchiodata di Faraci che va largo, Pellegrino si infila come la cruna del lago, mette dentro il filo della sua quinta posizione e lì davanti a Del Vecchio, 6 minuti e 40 per recuperare, però attenzione, ci sono due personaggi lì davanti che sono in lotta tra di loro. Boddi e Tommasi per la seconda posizione sono vicinissimi e Falduto è lì che respira boccate d'aria pura per la sua prima posizione e vittoria di gara 2. Sì, adesso probabilmente Falduto sta cercando di Attenzione, impedirlo. attenzione, attenzione, attenzione che Boddi approfitta di un largo di Tommasi e prende la seconda posizione. Tanto anche Pellegrino Tommasi. del vecchio. Pellegrino è passato Del Vecchio. Mamma mia, come si è infilato quello lì? Ma piano Tommaso ha fatto Tommasi! una. Sì, Mica Tommaso ha fatto Macapi! un taglio di curvone ed è arrivato giù a capitombolo come masso. Ha preso il volo dal cavatappi per riprendersi la Esatto, posizione. esatto. C'è da considerare se l'avrebbe consigliato taglio oppure no, non so. Però Boddi deve ricominciare, sfanala, sfanala alla grande, dille spostati, spostati, ho bisogno di questa seconda posizione, ma Tommasi non molla, inchiodata, ruote ferme, si allarga, Tommasi e Boddi è lì, e Boddi è lì, e Pellegrino è dietro, Pellegrino è lì che sta ridendo come un matto perché dice sì, voi fatevi quello che volete, datevi fastidio. Che io arrivo a darvi così la craniata e vi porto Esattamente. via due posti. Perché Anche in perché questo momento Boddi bisogna. probabilmente voleva superare Tommasi anche per non essere attaccato da Pellegrino, Esatto, invece. eccolo qua, Pellegrino, eccolo qua, Pellegrino, 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 Pellegrino su Boddi. Grande prova di accelerazione, Contatto. toccatina, toccata, 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 orca miseria. Pellegrino ha dato una sportellata maschia a Boddi che è andato per campi. E Sì, invece di adesso ottenere la Pellegrino a seconda 4 posizione, minuti. A ritrova 4 il minuti alla settimo. fine è lì, dice Tommasi, ti vengo a prendere, ti vengo a prendere, vengo a darti fastidio. Sì, incredibile Bellissima. Pellegrino come ne abbia per tutti, veramente oggi. Esatto. Dopo quella pole fregata Pellegrino per vuole. meno di un decimo, adesso in Esatto, gara. esatto. 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 Adesso sicuramente a 3 minuti alla fine cercherà Saranno un po' di in tutte le maniere di
di prendersi la seconda posizione. Mancano 3 minuti alla fine, signore, 3 minuti che saranno bollenti come il sole caliente della California qui sul circuito di Laguna Seca. Intanto Pascal Fantastica gara notavo 2. che è ritornato in quarta posizione Sì. comunque alla fine. Bene, bene, bene. Ma suppongo che avranno da ridirsi, quei due Sì, lì. Pellegrini e Voddi sicuramente a fine gara avranno da dirsi qualcosa. Esatto. Comunque, Pellegrino è come il falchetto con davanti il coniglietto bianco, lo sta così tampinando da vicino, lo sta stuzzicando, mettendo una pressione idiliaca a Tommasi, starà sudando 70 camicie per tenerlo dietro, perché il buon Pellegrino tuona come i dei dell'Olimpo e vuole assolutamente prendere la seconda posizione. Vediamo adesso qui sul traguardo cosa riuscirà a combinare. Comunque, duello avvincente da morire è questo, eh. Sì, contando che comunque Pellegrino è riuscito a fare una grande rimonta, contando che avrà sicuramente avuto dei danni dopo quel contatto a inizio gara, quindi Esatto, sta dimostrando esatto. un passo incredibile. Attenzione, Pellegrino all'esterno, Pellegrino all'esterno, Pellegrino all'esterno. Se concludeva il sorpasso Niente. qua, avrebbe fatto un sorpasso Sì. super incredibile. Da capolavoro, diciamo. Comunque, Tommasi lì è, non demorde, lo tiene dietro, ma comunque c'è un foglio praticamente di A4 tra uno e l'altro. Eh sì, ormai è praticamente incollato al paraurti posteriore Esatto. di Tommasi Pellegrino. Come dice il buon Guido Meda, Franco Bollato. Sì, come se avesse una Allora, calamita eccolo che qua. Esatto, lo attacca proprio al paraurti Tommasi. esatto, esatto. Esatto. Intanto Cavarra ha conquistato la sesta posizione, superando Lovatti. E toccata, si sono toccati leggermente, si sono toccati leggermente. C'è stato un leggero contatto di Pellegrino. Intanto Pascale che taglio al cavatappi. Eh sì, ho visto nelle specchie del retrovisore. Vediamo se qui ci riuscirà un'altra volta. Siamo praticamente alla fine, signori. Mancano pochi spiccioli alla fine di gara 2. Che gara, ragazzi, che gara. Le posizioni sono queste: Falduto, Tommasi, Pellegrino, Pascale, Farace, Cavara, Lovatti, liberato Molle in questo momento, che è poco per la sesta posizione. Lovatti deve aver fatto un danno perché è precipitato di parecchie posizioni. Eccolo qua, Pellegrino, Pellegrino dentro, Pellegrino dentro! Pellegrino dentro! E Tommasi invece di nuovo davanti. Sarà un ultimo giro da cardiopalma, cari amici miei. Sì, ci ha provato Pellegrino, però è andato un po' lungo. È un po' lungo, un po' lungo. E Io avevo Tommaso bisogno di lì un'ancora da nave per incrociato. fermarsi. Eh Comunque sì. bella, vincente questo duello qui fino all'ultimo respiro, fino al duello da cardiopalma tra questi due qui per la posizione numero 2 del podio. Che non ci hanno lasciato neanche un secondo per poter tornare su Falduto che sta andando Esatto. a vincere questo Gran Premio. Diciamo che se le premesse sono queste, ragazzi miei, sarà un campionato da cardiospirina, per tutti e due. Commentare. Eh sì, molto, perché comunque guardando gara 1 è stata già vincente, gara 2 ancora di più perché ci ha regalato ancora più emozioni. E Intanto Falduto, ultimo giro. lunghi entrambi, Eccolo qua. contatto tra i due, Pellegrino passa, anche Dai. Pascale, Pascale li supera entrambi, Pascale! No. Pascale! Li frega entrambi! E si prende la seconda Pascale avrà detto, posizione. esiste un Dio. Che mi aiuta almeno questa volta. Va bene, la gara si conclude con Falduto, Pascale, Tommasi, Pellegrino, Farace, Cavarra, Molle,
Botti, Passardi, Del Vecchio, Rovati, Sannibali, Lopez, Giorgio Colagrossa, Sciurti, Nino, Valenari, Giammetta, Pieri e Diaco, ritirati Occhiuto, Vagliolo e Puleo. Comunque, cari amici miei, è stata una gara a cardiopalma, vissuta, non ci ha lasciato respirare, io ho la bocca praticamente che sembra il deserto dei Tartari, però è stata molto 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 bella. Una tua opinione? Ma è stata una gara incredibile. Poi con un arrivo proprio di quelli che non ti aspetti, perché Tommaso e Pellegrino finiscono Esatto. lunghi e Pascale all'ultima curva li supera entrambi. Penso che se abbia avuto in mano un rosario in quel momento lo baciavo per ogni nocciolo che c'era, perché ha detto esiste un Dio, finalmente sono tornato Solo davanti. che doveva ancora fare l'ultima curva, quindi lo starà facendo adesso probabilmente. Comunque bella, bella gara, ci siamo divertiti, ottima vittoria di Falduto perché è partito davanti e ha mantenuto salda la sua posizione, vittoria per lui, dunque onore al merito vincitore. Sì, ci dispiace non averlo potuto inquadrare nell'ultimo giro, ma c'era dietro una lotta incredibile che ci ha Sì, eravamo tenuto. troppo impegnati, eravamo troppo Esatto. impegnati. Esatto. Bella, bella gara, ottima. Ecco qua, foto di rito dei primi tre. Sì, ferro la foto. Bene, cosa prevede adesso il programma? Direi di mandare uno spot e poi dovremo tornare con le interviste. Perfetto. Sorge ai piedi di ciò che le sacre scritture chiamano il Monte di Virgilio. Ci siamo chiesti cosa abbia reso la montagna leggenda. Tra alberi e lupi dorme un popolo mistico, amante di sapori. Le vie tortuose e la vegetazione fitta di faggi e castagni rendono il monte un luogo da esplorare. Un cammino per i più intrepidi, che solo i nativi conoscono. Un percorso tra sentieri e strade nascoste verso il cuore della montagna. Nella valle delle tradizioni cresce la tenacia e la resilienza. Le radici degli alberi vivono nel sudore di chi è restato, un popolo capace di reinventare. Qui nasce il futuro che molti hanno abbandonato, la realtà che pochi hanno sognato. La felicità che tutti nella vita hanno una volta provato. I locali la definiscono una questione di appartenenza. Il Monte della Vergine lo chiamano patria di vecchie e nuove realtà.
Ben ritrovati. Purtroppo il nostro Che bravo carissimo Antonio. Luca ci ha dovuto abbandonare e quindi le interviste le farò io e direi di iniziare subito dal terzo classificato, ovvero Luca Tommasi. Ciao Complimenti Luca ragazzi. per la tua grandissima gara, un podio meritato, che ti sei lottato fino all'ultimo con un pellegrino che era molto vicino verso fine gara. Quindi Era un faico. raccontaci la tua gara 2, com'è andata e come l'hai vissuta? L'ho vissuta in un bagno di sudore, guarda, è stato un disastro. Quando Pellegrino mi si è attaccato, basta, per me è finita la concentrazione là perché vedevo che ne aveva tantissimo di più. E allora ho provato a chiudere dappertutto e fortunatamente ci sono riuscito fino all'ultima curva che purtroppo mi ha toccato. Vabbè, ci sta, poi mi ha dato anche la posizione, quindi lo ringrazio anche, da oggi comunque lo chiamerò Falco. Mi ha puntato per tutta la gara, basta. Esatto, Comunque abbiamo sì, è visto stato. che ti ha restituito la posizione all'ultima curva dopo il contatto. Sì, perché non ce la facevo proprio più. Io frenavo in entrata perché non avevo più gomme. E allora, va bene, è andata così, anche troppo per il Comunque mio stile. complimenti perché tenere Pellegrino col passo che Infatti aveva dietro è sono veramente stupito stato per quello. sei stato veramente veramente bravo. Grazie, grazie. Quindi direi di passare al secondo classificato, ovvero Antonio Pascale, che è stato sfortunatissimo in gara 1. Ha avuto un po' di sfortuna anche in gara 2, però fortunatamente sull'arrivo è riuscito a riscattarsi e a ottenere una seconda posizione. Buonasera Sì. Antonio, raccontaci un po' com'è andata la tua gara. Sì, ciao a tutti, buonasera. Intanto complimenti a Antonio, complimenti a Luca. Sì, Grazie, grazie. gara 1 un po' sfortunato perché ero primo e un po' di vantaggio su Cavarro e Pellegrino. Poi non so chi, ho trovato qualcuno in discesa al cavatappi e niente, l'ho centrato in pieno, non c'era possibilità. Va bene, è andata così. Gara 2 invece sì, stavo cercando in tutti i modi di passare Antonio, ma niente, chiudeva da tutte le parti, non ce n'era, voleva vincere forza questa gara. E poi vabbè, ho pizzicato l'erba con la posteriore sinistra e mi sono girato da solo. Poi ho provato a rimontare, sono stato molto fortunato alla fine il contatto tra Luca e Matteo. E niente, dai, è andata così. Vediamo il campionato. Comunque è stata una bella gara. Complimenti a tutti. Complimenti ancora, ci è dispiaciuto tantissimo a noi quando in gara 1 purtroppo hai ritrovato quella macchina nel punto penso peggiore possibile dove ritrovarla perché è una curva alla cieca quando entri, quindi ti sei proprio ritrovato all'ultimo secondo a questa macchina in Sì, me lo curva. sono Infatti ritrovato davanti, non era impossibile evitarlo. poi Vabbè. abbiamo visto una reazione a catena di incidenti tra i vari piloti perché si ritrovavano sempre più macchine in mezzo. Immagino. Quindi ancora complimenti per gara 2 e direi di passare al vincitore di questa gara 2, ovvero Antonio Falduto. Antonio, complimenti per Ciao. questa vittoria e raccontaci un po' com'è andata. No, con gara 1 mi sono toccato con qualcuno e poi ho anche toccato qualcuno, ma sono finito 14esimo. Gara 2, sapevo che Antonio era più veloce, quindi l'unico modo che avevo era spigolarle un attimino e cercare di uscire con la macchina dritta più veloce possibile. Quando onestamente l'ho visto che si è girato, no, non sono un ipocrita io lo dico. Mi ha levato un po' di sudore dalle ascelle, ecco, perché era alla lunga sarebbe diventato incontenibile, quindi infatti è arrivato secondo, quando ho visto che è arrivato secondo, terzo, ho detto cazzo ha fatto secondo. Bravo Antonio, sei veramente forte, cazzo. No, anche tu, Antonio, ci divertiremo al campionato. Oh, ci Sì, sono anch'io, sicuramente. eh. Sì, no, anche tu Luca. Sì, No, dico Antonio perché mi ha fatto sudare sì, sì. veramente. Va bene, no, comunque tutto bello, tutto bene, mi sono divertito. Vabbè, allora ancora complimenti Antonio, complimenti anche a Pascale e Tommasi per questa gara 2 incredibile. Grazie ancora per averci fatto divertire in queste due stupende gare perché avete dato lotta fino all'ultimo sia in gara 1 che in gara 2. Quindi io direi di
salutare il pubblico che ci ha seguito fino adesso. Ricordo che questo campionato inizierà il 23 novembre. Quindi per questa serata è tutto e vi saluto. Buonanotte. Ciao a tutti.